Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, venerdì 7 febbraio 2020, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Iniziamo subito dalle prime pagine delle testate locali. Siamo sulle quattro edizioni del centro, qui in particolare su quella di Pescara. L'apertura, viabilità, il sindaco cambia i piani. C'è l'accordo sulle ciclabili, a rischio i lavori per viale Marconi. Andiamo sotto la testata su fatti che riguardano la cronaca nazionale. Alta velocità, la tragedia. Lodi, treno deraglia, due morti e 31 feriti sul Frecciarossa. Sarà chiaramente il fatto che aprirà le prime pagine delle testate nazionali, come vedremo tra poco. E poi la paura del coronavirus. Manager pescarese in Cina, chiusi in casa con le mascherine. Questa è la sua testimonianza. Andiamo a centropagina con la foto notizia, il viso di Miloš Bočić, il grande protagonista dell'ultima vittoria del Pescara contro il Cosenza. Bočić si racconta: io la guerra e il sogno della Serie A, l'attaccante in visita appunto alla redazione del centro. E poi ancora i richiami di cronaca. Pescara, ex dipendente, rivuole il posto in comune, 11 anni di cause, si dimise dalla Soget per essere assunta in comune nel 2009, ma il contratto fu annullato 2 giorni dopo. Da allora una lunga causa di 11 anni. E poi ancora Pescara, Arrancitelli, abbattimento Palazzi Clerico, 70 case nuove. A Bateggio il concorso Premio Maiella sotto il segno dell'ambiente. E poi ancora pugno di ferro per i bisogni dei cani. A Montesilvano strade e parchi sporchi, stangata da 150 euro per 20 proprietari. Andiamo in taglio basso, boccia più strade in Abruzzo. Convegno sull'innovazione all'Aquila, il presidente di Confindustria punta sulle infrastrutture. A Sanremo poi Benigni, la poesia d'amore al festival. Ieri sera ha incantato tutti Roberto Benigni al festival di Sanremo. Andiamo sull'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, l'apertura dedicata alla corsa a sindaco a Chieti. Scegli il tuo sindaco, l'iniziativa del quotidiano. I primi dati li vedremo dopo. E poi ancora a Vasto, reparto di Otorino intitolato a Buzzelli, la cerimonia all'ospedale San Pio. Andiamo poi ai richiami, sempre a Chieti per la politica. D'Aloisio lascia la Lega, il merito non paga. Ancora Chieti, manca il personale, chiude l'anagrafe. E poi ancora la cronaca, disabile derubata dei risparmi a Vasto, spariti 145 mila euro, le minacce anche con la pistola, 4 indagati. E poi ancora in taglio basso, l'abbiamo già visto ieri, appunto, la visita del presidente di Confindustria Boccia in un convegno sull'innovazione all'Aquila. Andiamo sulla prima pagina del centro di Teramo. Mattarella attesa per la visita in città, il presidente sarà lunedì a Teramo per inaugurare l'anno accademico. A centropagina la foto notizia, scatta il presidio degli operai ATR davanti alla prefettura. Per i sindacati i posti di lavoro sono appunto a rischio. I richiami di cronaca a Roseto, bomba davanti alla pizzeria per il PM e strage. C'è la procura che appunto indaga per strage e c'è la gara di solidarietà dei commercianti che già ieri sera hanno permesso di riaprire la pizzeria. E poi ancora il liquidatore, Prati Ditivo, impossibile investire. Ancora Teramo, nuovo ospedale, un dilemma per la giunta. E poi ancora la cronaca che leggiamo in taglio basso, l'accusa: sponsor in cambio di favori. Nei guai il padre di un calciatore del Real Giulianova che fa il vigile urbano a Roma, il papà del portiere Di Piero del Giulianova. Andiamo avanti, siamo sull'edizione aquilana del centro, questa è l'apertura, crollo convitto in causa dopo 11 anni. L'Aquila, i familiari di una vittima chiedono i danni a Provincia e Bearzi. E poi la foto notizia con il convegno sull'innovazione all'Aquila, Boccia, nuove strade per l'Abruzzo.
E poi ancora i richiami di cronaca all'assemblea ad Avezzano, un primo stop ai turni da 8 ore alla El Foundry, temono un impoverimento delle buste paga, anche per questo i dipendenti danno uno stop al piano El Foundry di nuovi turni da 8 ore. Sempre ad Avezzano, semaforo incubo, annullate oltre 400 multe, poi politica sul Mona, crisi in comune, scoppia la lite su un assessore. Torniamo alla cronaca, sempre a Sulmona, morte in corsia, 7 medici indagati, la procura acquisisce le cartelle cliniche della 79enne e dispone l'autopsia. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, ecco l'apertura, boccia, dovete accelerare, ricostruzione e infrastrutture, il presidente di Confindustria dice Abruzzo è rimasto indietro, il sindaco dell'Aquila Biondi lancia l'allarme, stanno per finire i fondi del post terremoto. E poi ancora la vicenda del coronavirus, l'economia dell'Aquilano è quella più a rischio. Andiamo sotto la testata a Roseto, bomba in pizzeria, l'inchiesta è contro ignoti, ipotizzata la strage. Cultura, il Maxi compie 10 anni e apre la sede nel capoluogo. Siamo allo sport, Serie B, Pescara carica di clemenza, Bojinov il rinforzo d'attacco, l'ex Juventus è molto soddisfatto per il trasferimento al Delfino, il collega in Svizzera è svincolato, è pronto a dire sì a Sebastiani. E poi ancora di spalla, sorpresa, giovani adesso cercano posti di lavoro nell'agricoltura. Per le nuove iniziative nasce una società di sostegno specializzato al settore. E poi in taglio medio a Montesilvano la fotonotizia, dopo Jovanotti rimane il deserto, l'area del concerto in abbandono, appunto senza le siepi, ecco la sabbia che finisce sulla strada, sulla ciclabile. E poi ancora, sempre in taglio medio, bene la soluzione, ma la mia azienda ora è in ginocchio. L'imprenditore Enzo Romano Marinelli, ho dovuto licenziare padri di famiglia. A Teramo, sisma, dimezzati gli appartamenti per gli sfollati. E poi in taglio basso, Giulianova, arrestato il papà di un calciatore. Andiamo avanti sulla prima pagina della città. Ecco l'apertura, via libera al salvataggio di Popolare di Bari. Il decreto diventa legge dopo l'approvazione senza modifiche da parte del Senato. In taglio alto sotto la testata Giunta bis a Teramo, D'Alberto rispolvera il rito del conclave. Poi ancora due richiami, sanità, polemica tra sindacati e l'assessore Verì, scuola, iscrizioni boom negli istituti della città ducale di Atri. E poi la fotonotizia a centropagina, rinasce il castello, affidato il primo intervento per il recupero. E poi altri richiami intorno alla fotonotizia, l'avvertenza TR si sposta sul tavolo della regione, e poi sempre sul fronte sindacale in piazza anche i lavoratori della pulizia delle scuole. E poi Sanremo con un teramano ancora una volta protagonista, il maestro Enrico Melozzi, super direttore sul palco dell'Ariston. A Roseto degli Abruzzi la pizzeria riapre dopo l'esplosione. E poi in taglio basso maglie e gentilezza per il turismo, la ricetta del neo presidente della Consulta a Giulianova. E poi ancora a piedi pagina questi altri due richiami, a Tortoreto ordinata la pulizia delle spiagge per il calcio di Serie C, retroguardia blindata, la porta del diavolo è diventata impenetrabile. E qui c'è la foto del portiere del Teramo Tomei, 4 clean sheet nelle prime 5 giornate del 2020. Andiamo ora sulle testate nazionali, poi più tardi torneremo sui quotidiani locali. Ora la parentesi con le prime pagine nazionali. Ecco qui sul Corriere della Sera deraglia il treno, la morte a 290 all'ora, Frecciarossa si schianta a Lodi, vittime i due macchinisti, il procuratore uno scambio posizionato male, Mattarella, fare chiarezza. E poi sotto la testata Sanremo, la sorpresa Ronaldo, l'amore secondo Benigni, il cantico dei cantici al festival. E poi ancora andiamo in
A centro pagina il primo italiano contagiato, ricercatore 29enne, uno dei rimpatriati da Wuhan. La febbre e poi il test. Era stato un solo giorno nella città cinese, stroncato dal virus, il medico che denunciò la malattia. E poi alla Cecchignola, tra i 56 in quarantena, appunto, c'è il primo italiano contagiato. Qui dormiva da solo, pochissimi contatti. Poi ancora quest'altro richiamo. Il vertice sulla giustizia, prescrizione, accordo a tre, Renzi dice no. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, ecco l'apertura con questa foto appunto dello schianto del Frecciarossa a Lodi, e si parla di disastro colpevole. Lodi, Frecciarossa deraglia a 292 km/h, morti due macchinisti, 31 i feriti, sfiorata una carneficina, la causa sarebbe uno scambio posizionato in modo scorretto. Indagine sul fonogramma che la notte prima ha dato via libera sulla linea. E poi ancora il commento di Sergio Rizzo, un treno ogni 12 minuti, rete sovraccarica. E poi ancora sul fronte giustizia, governo stavolta si rischia, prescrizione, intesa PD 5 Stelle, no di Italia Viva, Renzi minaccia l'appoggio esterno. E poi l'analisi di Claudio Tito, l'alleanza senza identità a un passo dalla crisi. E poi in taglio basso, ricoverato allo Spallanzani, virus, primo contagiato italiano e uno dei 56 rientrati da Wuhan. Andiamo sulla prima pagina del Messaggero, ecco l'apertura dedicata appunto all'incidente del Frecciarossa, scambio mortale, Lodi, Frecciarossa a 290 all'ora deraglia, morti due macchinisti, 31 feriti, lo schianto all'alba, nella notte i lavori su quella tratta, l'ipotesi dell'errore umano, IPM, binario posizionato in modo scorretto, un meccanismo ha evitato la carneficina. E poi in taglio alto per lo sport, ipotesi ritiro, la Yamaha Cema Rossi in bilico, se è competitivo voglio continuare. Poi per il calcio, stasera l'anticipo, Roma, c'è il Bologna, vittoria obbligata, Fonseca, gli arbitri non sono equanimi. Andiamo in taglio medio, virus, un contagiato tra gli italiani, la paura degli altri in quarantena, era tra i 56 rimpatriati da Wuhan, Mattarella, blitz dai bimbi cinesi. E poi ancora andiamo su questi due richiami, stop, due condanne, prescrizione, no di Italia Viva all'ok sul lodo Conte. Poi il nodo delle risorse, riforma fisco al via con aiuti alle famiglie. E poi in taglio basso, stop alle agevolazioni, invasione di bed and breakfast, arriva la stretta, salva centri storici. Andiamo ora sulla prima pagina del Tempo, che apre con questo titolo, Freccia Nera, giocando appunto sul Freccia Rossa, sull'incidente del Freccia Rossa, deraglia un convoglio ad alta velocità, morti due macchinisti, 31 feriti, colpa dello scambio azionato a mano. E poi ancora in taglio medio, infetto dal coronavirus, l'italiano rientrato dalla città del contagio, è ricoverato allo Spallanzani, accertamenti positivi sull'uomo che era a Wuhan e il primo connazionale vittima del nuovo morbo. E poi il Tempo di Osho, la Meloni a Washington, in porto Trump in Italia, che dite, gli citofono. E poi ancora quando non fa comodo l'auto di Kia si può superare, onorevole, doppio gioco sui vitalizi per riaverli e viva la legge normale. Proseguiamo e siamo sulla prima della Stampa, morte sui binari, rete sotto accusa sul Frecciarossa, due vittime, 31 feriti, il PM, scambio fuori posto dopo i lavori, sensori non attivati, partito da Milano e diretto a Salerno, lo schianto nel Lodigiano, il prefetto, poteva essere una carneficina. E poi la carrozza di testa, il team di macchinisti era tra i più esperti, e poi quel buco nero nelle linee regionali. Andiamo poi in taglio basso, coronavirus, primo caso positivo in Italia, morto il medico che denunciò il contagio. In Giappone, ancora bloccati su una nave da crociera, 35 connazionali. Prescrizione, intesa PD 5 Stelle sulla giustizia, Renzi non ci sta.
Andiamo ora sulla prima pagina del Manifesto, questa l'apertura, un medico in prima linea, è morto Li Wenliang, 34 anni, il medico che per primo denunciò casi di coronavirus, punito e poi riabilitato, era ricoverato all'ospedale di Wuhan. Social cinesi in subbuglio. Mattarella visita una scuola multietnica contro i pregiudizi anticinesi. Primo italiano contagiato era tra i 56 connazionali in quarantena alla Cecchignola. E poi in taglio alto, Freccia Rossa deraglia sull'alta velocità, incidente ferroviario, uno scambio vicino Lodi, morti i due macchinisti. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Prescrizione, le vittime siamo tutti noi, da oggi diamo voce a chi ha subito prima i reati e poi l'impunità ai colpevoli. Piacentini a Viareggio, qual è la giustizia per la mia vita straziata? E poi ennesimo vertice sui processi, Lodoconte convince il PD e l'EU, solo Renzi strepita. In taglio basso, vicenda coronavirus, in quarantena anche i bimbi giunti da Wuhan e provincia, allo studio la circolare del Ministero della Salute. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina della Verità. Mattarella commissaria il Parlamento, messaggio del Quirinale pur per puntellare il governo dopo aver consentito qualsiasi cambio di casacca o gioco di palazzo. Ora il Presidente fa sapere che se ci si azzarda a far cadere Conte si vota, un modo per spaventare chi sta ragionando intorno a una maggioranza diversa e pilotare la nomina del successore, sceneggiata tra gli scolari cinesi per rabbonire Pechino, furiosa dopo il blocco dei voli. E poi la foto notizia. Il Papa, oggi il male si incarna nel gender, in un libro intervista in uscita martedì, Bergoglio si riallinea al pensiero di Wojtyła e Ratzinger anche sul celibato dei preti. E poi in taglio medio, il fisco ha condonato la multa agli Agnelli, il contenzioso da 1,3 miliardi tra FCA e lo Stato si conclude con una transazione da 730 milioni e nessuna sanzione. Intanto si scopre che il taglio del cuneo frega 6 milioni di italiani supertassati, i loro straordinari. E andiamo a chiudere con la prima pagina dell'Avvenire, che in apertura parla di tragico scambio. Un deviatoio difettoso provoca il deragliamento del Freccia Rossa a 300 km orari, morti due ferrovieri, feriti leggeri 31 passeggeri, inchiesta sulla manutenzione. Incidente all'alba a Lodi, poteva essere una strage, i lavori eseguiti la notte prima da RFI. E poi ancora sotto la testata, né maschere né divieti, Mattarella fra i bambini a scuola, visita a sorpresa del Presidente in una primaria romana contro i timori ingiustificati. In Giappone 35 italiani nella nave in quarantena. E poi ancora fisco e giustizia, il Tesoro rilancia sull'IRPEF, ma per la prescrizione c'è accordo solo a metà. Lasciamo le prime pagine nazionali e torniamo sulle locali. Andiamo su pagina 2 del Centro, che dedica appunto spazio alla visita del Presidente di Confindustria all'Aquila ieri per un convegno dedicato all'innovazione. Bene, boccia all'Abruzzo, servono nuove strade. Il Presidente di Confindustria parla di territori da collegare, cantieri e lavoro. Il Governatore Marsiglio, mai più link a 14 e statale, il governo ci aiuti. E poi ancora in taglio basso, tutti i dati della Camera di Commercio, Chieti Pescara, lo sviluppo supera il tasso nazionale. E poi ancora porti, cresce l'occupazione, solo Pescara è in flessione, l'autorità dell'Adriatico Centrale presenta i dati del 2018, 919 addetti totali, più 1,7%, tra gli scali abruzzesi cresce Ortona, più 3,8%, Giampieri, occasione per i giovani. E ora la partita è quella degli investimenti, ieri il presidente di Assoporti Rossi ha manifestato preoccupazione
sull'applicazione della Spending Review. E poi ancora in taglio alto, banche, nasce la commissione d'inchiesta. Il senatore D'Alfonso, nominato vicepresidente nell'organismo guidato dalla pentastellata Ruocco. Proseguiamo e siamo sulla pagina Abruzzo, brutta grana per la regione, agricoltura, ambiente e sanità, a rischio blocco, strappo tra sindacati, giunta e DG Morgante. Stop ai concorsi per nuovi dirigenti, al centro dello scontro tre delibere non concertate, ecco i gravi effetti della lite. Poi di spalla leggiamo a Montesivano i vescovi d'Abruzzo e Molise da oggi a convegno. E poi ancora in taglio alto, gli abruzzesi preferiscono i licei, scuole, primi dati sulle iscrizioni, ma per Frascari dello SNALS Confsal, poi si ritirano dall'università. Andiamo sulle pagine di Pescara, ancora una testimonianza sul fronte coronavirus. Il manager pescarese a Pechino, chiusi in casa con la mascherina. Di Silverio, sarto della Brioni, il centro dell'epidemia è lontano, le misure adottate sono rassicuranti, la capitale è vuota per il capodanno cinese, ma spostamenti e contatti sono limitati al minimo. E poi ancora le parole di Silverio. Le indicazioni del governo, si viaggia poco e tutte le precauzioni vengono osservate, dalle pellicole sulle pulsantiere degli ascensori alla spesa lasciata sotto il portone. E poi le paure diffuse, c'è timore, si rivive un po' l'incubo della SARS, ma dall'esterno sembra tutto più grave, le autorità hanno dato una risposta forte. Andiamo avanti, nuova pista ciclabile alla Pineta, cambia il percorso, stop ai lavori, Masci presenta una modifica al piano per salvare 40 posti auto e ricompatta la sua maggioranza, ma non c'è ancora accordo sul progetto di Viale Marconi a tre corsie, la discussione rinviata a martedì. Ma ci sono anche altri progetti da rivedere, il presidente della Commissione Mobilità Foschi. Quelli per le ciclabili cancellano troppi parcheggi. Andiamo avanti, giù i palazzi Clerico, in arrivo aree verdi e 70 appartamenti. Il progetto sarà presentato domani ai residenti di Rancitelli durante un incontro con Ater e Comune sulle case popolari. La battaglia legale, lotta da 11 anni per riavere il posto, i giudici, il comune la risarcisca, assunta dopo concorso, si vide annullare il contratto due giorni dopo la firma e le dimissioni dalla Soget. La Cassazione ha disposto un nuovo giudizio d'appello, ha perso occasioni di lavoro e subito un danno. Proseguiamo e siamo a pagina 17, Naia si punta sui fondi del credito sportivo, vertice a Roma per finanziare la riqualificazione dei pannelli fotovoltaici, i numeri della struttura tornano a crescere, c'è ottimismo per l'occupazione. E ora le pagine di Montesilvano con il giro di vite del comune, escrementi sulle strade, multe da 150 euro ai proprietari di cani, elevate dai vigili urbani 20 sanzioni nelle ultime settimane nei confronti di chi non raccoglie i bisogni, contravvenzioni da 100 euro anche a chi porta a spasso i propri animali senza guinzaglio o museruola. E poi ancora nuovi marciapiedi e asfalto, lavori, stop al traffico in via Lazio, niente auto nel tratto tra via Grotte del Cavallone e via Maremma. E poi ancora siamo a Spoltore, i comitati di Spoltore salvate Palazzo Toppi, appello al comune di associazioni e cittadini per rilanciare lo storico edificio inserito nel piano alienazioni 2020-2022, asilo di infanzia o sede municipale. E poi ancora, dopo il Jova Beach Party, Sambia sul lungomare, polemica, disagi per gli automobilisti, arrivano le ruspe per liberare la strada, tutto questo appunto dovuto al taglio delle siepi per il Jova Beach Party dello scorso settembre. Proseguiamo e siamo a Francavilla, dove c'è scontro su Palazzo Meridiana, sarà troppo alto, Mantini e Paolini della Lega, proposta deroga ad personam, tutto in regola per il sindaco, il caso tornerà in commissione. E poi sempre in provincia di Pescara, parco
e letteratura per la 23ª edizione del premio Maiella, narrativa, poesia, giornalismo nel concorso di abbateggio che unisce la scrittura e le riflessioni sui temi ambientali. E poi in taglio medio sulla pagina, centro diurno per disabili, spiragli per la riapertura a Penne, sì, della Fondazione Paolo VI, vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Vestina News per il TG6. Eppur si muove, lentamente, ma si muove. Nella giornata di ieri, presso la sede ECAD di Carpineto della Nora, ente capofila dell'ambito sociale distrettuale Vestino, si è tenuta una riunione per prendere posizione a seguito della protesta pacifica che ha visto sfilare in piazza a Penne i familiari di 18 ragazzi disabili gravi che dal 20 dicembre scorso sono a casa in quanto il nuovo gestore, la cooperativa SGS di Lanciano, non ha ancora attivato il servizio. Alla riunione erano presenti tra gli altri un rappresentante della Fondazione Paolo VI ed il Comune di Penne. L'ECAD, alla fine dell'incontro, ha dato un ultimatum alla cooperativa frentana, fino al 14 febbraio, data ultima per mostrare garanzie sull'attivazione del servizio, prima di attivare le procedure previste dal codice degli appalti. In caso contrario, lo stesso ECAD ha fatto esplicita richiesta alla Paolo VI, precedente gestore del centro diurno sociale, di portare avanti il servizio fino a luglio. A questo punto la Fondazione non si è tirata indietro, ma ha chiesto garanzie sul fatto che questo servizio possa essere continuativo negli anni. A sbloccare questa situazione, non appena accertato che la cooperativa vincitrice del bando non sia in grado di iniziare la gestione, potrebbe bastare l'aiuto del Comune di Penne, il quale dovrà però accollarsi l'appalto e relativi fondi per il socio sanitario. L'amministrazione comunale di Penne, ha detto l'assessore alle politiche sociali Lorenza Di Vincenzo, si è attivata raccogliendo le istanze dell'associazione Abbattiamo le barriere Onlus e per questo il 17 febbraio prossimo l'attività sarà ripristinata. Comunque nei prossimi giorni la Fondazione Paolo VI incontrerà le famiglie e amministrazione comunale per avere garanzie e mettere soprattutto nero su bianco ed avere finalmente la fumata bianca per il ripristino del servizio. Vorrei ringraziare Donatella Rosini, le parole di Alessia Cacciatore, sorella di Gianluca, utente del centro diurno sociale, per l'impegno profuso nel trovare in questi giorni una valida alternativa affinché questi ragazzi possano tornare a riprendere le attività. Ed ora notizie riguardanti l'operazione dei carabinieri del NAS, possono partire le immagini. I carabinieri del NAS di Pescara, nell'ambito di controlli lungo la filiera del latte disposti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno ispezionato nella regione Abruzzo insediamenti zootecnici, caseifici, punti vendita e grande distribuzione organizzata. Vari gli aspetti passati al setaccio dai militari, dal benessere dei bovini alle condizioni igieniche degli allevamenti, dalle analisi sul latte crudo a quelle sui prodotti lattiero-caseari pronti per la vendita, dalle informazioni al consumatore alle corrette procedure di rintracciabilità. In totale sono state eseguite 24 ispezioni che si sono avvalse delle collaborazioni dei servizi veterinari delle ASL competenti. Il bilancio complessivo è di 3 attività sospese, 430 kg di prodotti lattiero-caseari sequestrati, 25 persone segnalate all'autorità sanitaria, 15 campioni prelevati e sanzioni per circa 40.000 euro. E ora noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi riprenderemo con le altre pagine del centro e poi il Messaggero, la città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati con la seconda parte di Mattino 6. Proseguiamo sul centro verso le prossime elezioni comunali. Scegli il tuo sindaco, i primi dati, tante schede. Ecco chi è in testa. Ecco qui la classifica parziale con le prime 10 posizioni, in particolare le prime 4 occupate da Paolo De Cesare, Luigi Febo, Maurizio Di Cola e Mario Colantonio. Ecco qui il giovane imprenditore De Cesare, sono felice, le persone credono nel mio progetto. Poi il consigliere di minoranza uscente Luigi Febo, premiato il mio lavoro fatto all'opposizione. Poi ancora il revisore contabile Maurizio Di Cola, mi piacerebbe impegnarmi per la città e portare il mondo a Chieti. Queste appunto le prime 3 posizioni. Poi se vediamo in taglio basso, da Cucullo allo chef, gli altri votati, c'è chi rimpiange lo storico sindaco e chi sceglie la comandante dei vigili urbani.
Proseguiamo sempre a Chieti, il comune in crisi, disagi allo scalo. Chieti, manca il personale, chiude l'ufficio anagrafe, spunta un cartello in piazza Carafa e scoppiano le proteste dei residenti per richiedere documenti e certificati. È necessario arrivare in corso Marrucino. E ora le pagine di Teramo con un'inchiesta che però si sta sviluppando a Roma, che ha portato all'arresto di un vigile urbano. IPM, sponsorizzazioni in cambio di favori. Secondo la procura, il padre del portiere del Real Giulianova Di Piero chiedeva soldi per favorire l'ingaggio del figlio. Il funzionario nelle intercettazioni in mano ai magistrati millanta conoscenze con il sindaco Giuliese. La replica di Ivan Costantino, il primo cittadino: non so chi sia, l'ho visto a un pranzo con tante altre persone. Poi ancora le parole del presidente del Real Giulianova Bartolini: io e la società siamo parti offese. Poi in taglio medio, Mattarella: c'è attesa per la visita in città. Lunedì, dopo l'inaugurazione dell'anno accademico, andrà al Duomo accogliendo l'invito di D'Alberto. Avanti ancora e siamo a Silvi, ambulanze, tolti gli infermieri, Partipilo segnala il taglio della postazione del 118, scordella, l'ha deciso la regione nel 2015, poi ancora a Pineto in taglio alto, cade dall'albero, anziano in rianimazione, pensionato di 71 anni, precipita dalla pianta che stava potando, soccorso con l'elicottero. Ora le pagine dell'Aquila con la denuncia per un presunto caso di malasanità, morte in ospedale, indagati 7 medici a Sulmona, avvisi di garanzia in attesa dell'autopsia sulla pensionata 79enne. La procura acquisirà anche le cartelle cliniche. L'esposto presentato dal figlio dopo una serie di ricoveri negli ultimi mesi, l'uomo ritiene che l'anziana madre poteva essere salvata se ci fosse stata maggiore attenzione. Poi ancora crollo del convitto in causa dopo 11 anni, gli eredi di un ragazzo morto nella tragedia chiedono 1 milione alla provincia e a Bearzi. E poi ancora proseguiamo con l'ultima pagina del centro relativa all'Aquila, dopodiché lasceremo il centro. Autovelox di Bussi: contro le multe partono nuovi ricorsi. L'avvocato pescarese Ciccone: non coincide la posizione dello strumento tra avviso del comune e contravvenzione. E poi ancora Avezzano, assemblee in fabbrica, il Foundry, turni da 8 ore, primo stop dai lavoratori. Lasciamo come detto momentaneamente il centro, ci torneremo tra poco per le pagine dello sport. Ora andiamo a sfogliare le pagine del Messaggero Abruzzo. Ecco qui gli scenari dell'economia con le parole del presidente di Confindustria Boccia: tempo perso sulla ricostruzione, bisogna recuperare. Il presidente di Confindustria dice ancora: in Abruzzo necessaria un'accelerazione. Il sindaco Biondi: stanno terminando le annualità concesse dallo Stato. L'allarme lanciato all'Aquila durante il convegno su innovazione e sviluppo del territorio. E poi ancora le parole del governatore Marsilio: nel futuro banda ultralarga e 5G. Andiamo ora sulle pagine di Pescara del Messaggero. Compromesso per la pista ciclabile, si sdoppia il percorso via Luisa D'Annunzio, via della Pineta, una corsia deviata su via Pantini, l'altra correrà sul marciapiede. Il Lodo Masci risolve lo stallo del tavolo di maggioranza nel mirino, il progetto ereditato dall'assessore Albone Mascia. L'ex sindaco evita lo scontro con gli alleati, esulta la Lega che annuncia altre revisioni. E poi ancora congelata l'altra questione spinosa relativa alla preferenziale prevista su Viale Marconi. Poi ancora nuovo pronto soccorso senza barriere, carrozzine determinate, farà il collaudo Claudio Ferrante in cantiere con assessori e dirigenti ASL in tutto l'ospedale, tante cose da fare.
Sempre le pagine di Pescara, pestate per strada, l'aggressore rinviato a giudizio, decisivo il riconoscimento delle tre vittime, rimane il mistero sulle cause degli agguati seriali di febbraio scorso a Porta Nuova. Lesioni, violenza privata e rapina, le accuse, l'uomo fuggì portandosi via il telefono di una studentessa. E poi ancora vicenda coronavirus, caso sospetto, apprensione alla Cecchignola, non è Lorenzo. Il reduce dalla Cina trasferito allo Spallanzani, la rassicurazione della famiglia. Proseguiamo, siamo a Montesilvano, il lungomare di Giovanotti finisce sepolto dalla sabbia, l'assenza di siepi di protezione rimossi in occasione del concerto causa il disastro, strada impraticabile dal mattino, infuriati pendolari tra Montesilvano e Pescara, il comune non pensa a installare protezioni provvisorie, soluzione rimandata al nuovo assetto generale della riviera. Poi ancora in taglio medio a Francavilla al Mare, il palazzo cresce di due piani e battaglia contro la delibera. La variante per l'area meridiana proposta dal sindaco Luciani, titolare della delega all'urbanistica. L'opposizione decisa a tutelare una delle ultime aree bianche di Francavilla. No a norme ad personam. Siamo ora alle pagine dell'Aquila, lo sfogo dopo l'assoluzione, la mia azienda in ginocchio, l'imprenditore Marinelli scagionato nel processo sulla costruzione degli alloggi alla ex Campo Mizzi, la vicenda ha determinato il licenziamento di padri di famiglia che erano con me da decenni, dice. Poi ancora sequestri milionari per l'intero patrimonio hanno ingessato un'attività sempre corretta. E poi ancora in taglio medio un'area verde per rilanciare l'aeroporto di Preturo, gestione della base alla società Sunrise Aviation per voli amatoriali e l'addestramento di piloti civili. Sempre all'Aquila, Maxi, l'inaugurazione il 31 marzo, grande festa con il ministro Franceschini a Palazzo Ardinghelli, l'apertura al pubblico prevista invece per il prossimo 21 giugno, l'edificio ristrutturato grazie a 7,5 milioni regalati dalla Russia, per questo alla cerimonia potrebbe essere presente l'ambasciatore. E poi il pianista Iorio, orchestra Klezmer e tanti DJ. Una testimonianza che arriva da Sanremo, quella del maestro Leonardo De Amicis, il mio Sanremo, il direttore artistico della Perdonanza dirige all'Ariston, il maestro aquilano ricorda tutta la musica dell'evento, qui c'è una energia positiva incredibile, ieri è stato il turno appunto delle cover al festivale, qui vediamo appunto il maestro De Amicis con Amadeus, conduttore di questa 70ª edizione del festival. E poi ancora siamo ad Avezzano, c'è Bentivogli, Summit Scuola e Industria, l'incontro con il segretario della FIM CISL nell'Istituto Tecnico, con i rappresentanti di Elfoundry e di altre grandi aziende, l'intenzione del sindacato è spiegare alle generazioni future e ai ragazzi marsicani l'importanza dell'innovazione, nell'occasione sarà presentato anche l'ultimo libro sull'impresa. Andiamo avanti, siamo alle pagine di Chieti, questa è l'apertura, il PD sconfessa Ferrara e rispolvera le primarie, il centrosinistra corteggia Bruno Di Paolo, sindaco donna, ora spuntano due nomi, Di Primio. Sembra un passo dalla Lega, sfumato l'ingresso in Fratelli d'Italia. Grandi manovre in vista delle elezioni comunali di primavera. E poi di spalla, oggi niente autobus per tre ore in città, blocco dei mezzi pubblici dalle 9 alle 12 e polemica sui tempi di percorrenza. E poi ancora cuscino a fuoco e vetro a pezzi, condannato un ex detenuto. Proseguiamo e siamo a Lanciano, città delle auto, SOS smog, i dati di Istat e ACI rilevano che ci sono ben 691 macchine ogni 1000 abitanti, più di grandi centri come Milano e Roma, Mastrangelo, una follia, aria inquinata e danni alla salute, l'assessore Caporale, realizzeremo i parcheggi di scambio. E poi c'è questa nuova vertenza, Faisti, lavoratori presidiano l'azienda, tante lenzuola con cuori di solidarietà. Vediamo il servizio.
Al secondo giorno di presidio i tir sono entrati tutti in fabbrica. A quello già dentro, carico di macchinari e pronto a partire dal 5 febbraio, se ne sono aggiunti altri 4. Le linee di produzione dello stabilimento di sensori per il settore automotive sono state completamente smantellate, riferiscono sicuri della notizia i dipendenti che restano fuori dai cancelli. Sono pochi e a maggioranza donne, ma non si perdono d'animo. Vogliono difendere il posto di lavoro che da 20 anni garantisce loro una vita dignitosa. La procedura utilizzata dalla FAIST per il licenziamento collettivo non è corretta, tuona il segretario FIMCISL Domenico Bologna, che ha formalizzato la contestazione in un verbale nella sede di Confindustria in Val di Sangro. Intanto cresce l'attesa della convocazione in prefettura. Siamo in attesa della prefettura dopo che noi abbiamo chiamato tutto lo schieramento politico abruzzese in difesa di questa azienda, ma soprattutto in difesa del territorio, perché non può passare il principio che un'azienda viene di notte, secondo me, quindi un parere personale, non rispettando la legge che prevede che per le chiusure collettive bisogna aprire una procedura di 75 giorni, in cui dà la possibilità al sindacato di chiedere un incontro per cercare di trovare soluzioni alternative, se non si trova quindi la convocazione anche dall'ufficio provinciale del lavoro e altro, e poi alla fine del percorso in Italia la legge prevede che si può licenziare. Invece questa azienda sta facendo un percorso inverso, vuole portare i macchinari fuori, infatti vediamo i tir che già sono caricati, e poi applicare i 75 giorni, ma noi a quel punto no, toglie tutto il potere contrattuale al sindacato e le possibilità di trovare una soluzione alternativa al licenziamento. Perciò abbiamo chiesto un incontro al prefetto, perché secondo noi c'è un problema di non rispetto della legge di ordine pubblico. Noi stiamo qua, i lavoratori stanno qua in presidio per cercare di non far uscire il loro lavoro, perché non è le merci che stanno portando fuori, ma il loro lavoro. Stiamo qua per far ripristinare le condizioni di partenza, cioè la fabbrica e i macchinari devono rimanere qua, aprissero la procedura e cominciamo il percorso che prevede la legge. Sempre sulle pagine di Chieti e Provincia del Messaggero, la cronaca: arrestata con mezzo chilo di eroina pura, una donna di 36 anni è incappata nei controlli del territorio dei carabinieri. Le pagine di Teramo: sisma, alloggi per gli sfollati, non sono le case promesse. Il sindaco ha consegnati 78 appartamenti su 147 con difformità nelle grandezze. L'Ater spiega la lunga procedura per l'acquisizione degli invenduti. L'edilizia popolare di Colle Atterrato al centro di polemiche, delle polemiche, la consegna appunto degli immobili. E poi circa le fibrillazioni in comune a Teramo, le parole di Francesca Chiara Di Timoteo: basta polemiche, è ora di lavorare. Di spalla, tornando alla cronaca, bomba carta in pizzeria, il PM indaga per strage, il locale era sempre affollato, i carabinieri seguono la pista della ritorsione tra commercianti. E poi ancora a Giulianova, Real, arrestato il papà di un giocatore, Pangrazio Di Piero, padre di Nicolas, avrebbe chiesto sponsorizzazioni per far assumere il figlio al Giulianova. Il funzionario dei vigili urbani di Roma è accusato di aver tirato in ballo anche il sindaco: non c'entro nulla e sarò parte civile. E poi ancora in taglio basso, taglia un ramo e cade dal balcone, è grave, anziano di 71 anni, sale su una scala per potare un albero che minaccia la sua abitazione. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, ci torneremo per lo sport, andiamo a sfogliare le pagine della città. Ecco, pagina 6, Teramo pronta ad accogliere il presidente. Lunedì, all'apertura dell'anno accademico di Unite, anche il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Ieri mattina in prefettura la riunione operativa coordinata dalla questura con tutte le forze dell'ordine. Poi ancora pagina 7, D'Alberto rispolvera il rito del conclave, il sindaco pronto a riunire i suoi in una 2 giorni incentrata soprattutto sui temi legati al bilancio, convocata una seduta di question time che farà capire le collocazioni dopo gli spostamenti dovuti al rimpasto. L'appuntamento programmatico della maggioranza è stato fissato per il 15 e 16 febbraio nei dintorni di Teramo.
Avanti ancora al via i lavori per il giardino del castello, affidato l'intervento di restauro dell'area esterna, primo importante tassello per il recupero della struttura. Nel giugno 2015 la Regione aveva finanziato il progetto di recupero con circa 2 milioni di euro. Avanti ancora, pagina 9, la magia di un atelier giocato su luci ed ombre al via all'asilo nido Anna Ferrante di Teramo, il secondo ciclo di appuntamenti di piazze d'incontro. Poi ancora l'avvertenza sull'ATR, si sposta in regione, l'azienda si è impegnata a pagare gli arretrati ma i sindacati escono insoddisfatti dall'incontro in prefettura. Appunto, i sindacati dicono non siamo soddisfatti, abbiamo convocato altre due assemblee per monitorare il rispetto degli impegni assunti. L'assessore al lavoro Fioretti: nel tavolo regionale discuteremo degli ammortizzatori sociali. Vediamo il servizio del TG6. Ci provano ancora i lavoratori dell'ATR di Colonnella a chiedere garanzie per il proprio futuro occupazionale. Di loro, circa un centinaio, delle loro vite, delle loro famiglie, si è discusso a lungo in prefettura a Teramo. Un incontro che ha visto riuniti intorno ad un tavolo il prefetto Patrizzi, i sindacati, le istituzioni e la proprietà del sito industriale vibratiano. E loro, i dipendenti, ad attendere sotto la casa del governo, al vento gelido, almeno il via libera al pagamento di due stipendi arretrati. Qual è la situazione prospettata oggi in prefettura qui a Teramo? Ma la situazione è difficile perché ci sono due stipendi arretrati, c'è un'incertezza per il futuro, c'è una cassa integrazione proposta dall'azienda che rischia di aumentare le difficoltà e di non risolverle, quindi c'è un punto interrogativo grande per i 150 dipendenti. E che cosa chiedono i dipendenti? Ah, intanto i dipendenti chiedono che vengano subito saldate le mensilità, sono in difficoltà, fanno fatica anche a mettere la benzina per andare a lavorare perché due stipendi arretrati sono tanti ed è difficile vivere. E poi chiedono che ci siano certezze per il futuro, che l'azienda inizi a fare quegli investimenti che promette da luglio ma che oggi, ad oggi ancora non si vedono. La prefettura cosa può fare per loro? Ma dalla prefettura chiediamo che ci sia un impegno corale del territorio, della politica, che si arrivi al Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è un'azienda sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista economico importante per il territorio. Ci deve essere un impegno delle istituzioni locali, della regione ma anche del Ministero dello Sviluppo Economico affinché risorga e torni ad essere l'eccellenza che abbiamo conosciuto in passato. In quanti rischiano? Ma oggi sono 150 dipendenti e purtroppo è un'azienda tarata su quei numeri, non è pensabile che i lavoratori diminuiscano perché l'azienda o si salva così o non si salva. Al termine della riunione in prefettura, l'unica assicurazione ottenuta dai lavoratori dell'ATR è stata quella del pagamento degli arretrati entro la fine del mese di febbraio, ben poca cosa per chi sperava in un futuro lavorativo certo. Un'altra avvertenza, vediamo sempre sulla città, scendono in piazza i lavoratori delle pulizie nelle sedi scolastiche, Filcamps, CGL, Teramo, Fisascat, CISL, Abruzzo e Molise chiedono la loro collocazione attraverso l'assunzione al MIUR. Avanti ancora, siamo in Val Vibrata, Tortoreto, parte l'operazione spiagge pulite, ordinata la rimozione di vecchie barche, relitti e reti in vista della stagione estiva. Nei giorni scorsi la municipale ha svolto un sopralluogo lungo le spiagge cittadine. E poi ancora, siamo a Giulianova, maglie e gentilezza per promuovere Giulianova. Il presidente della consulta per il turismo degli compagni parla in vista della prima convocazione. E poi ancora, boom di iscrizioni nelle scuole ducali, il sindaco Ferretti pensa di reperire le aule necessarie nel palazzo Cardinal Cicada, tutto questo ovviamente ad Atri. E poi ancora a Roseto la pizzeria riapre dopo l'esplosione, i titolari di Anima Concept Pizza non si sono persi d'animo e già ieri sera hanno riavviato l'attività, diversi gli attestati di solidarietà espressi dai rappresentanti delle istituzioni e della polizia locale. E poi ancora un teramano a Sanremo, Enrico Melozzi, super direttore all'Ariston, il musicista riceve dalla sua città grande affetto anche via social.
social, nella magia delle canzoni, la forza di un legame. Qui diversi scatti che appunto ritraggono Enrico Melozzi prima e durante le esibizioni durante il Festival di Sanremo. E ora apriamo la parentesi finale legata allo sport. Teramo Serie C, ora il diavolo è diventato impermeabile. Solo Matino della Cavese ha battuto Tomei con la retroguardia blindata e partita la rimonta in classifica. Tre le vittorie finora di misura nel 2020, subire meno reti ha permesso alla squadra di Tedino di portare a casa il bottino pieno anche siglando una sola marcatura. Decisivo è stato anche il recupero di Marco Soprano. A proposito di Soprano, il difensore si allena in gruppo e col Monopoli c'è l'ipotesi di anticipare la partita alle ore 18. Gara fissata per sabato 15 alle 20:45, potrebbe esserci l'anticipo di orario. Poi basket, infermeria, sconfitte, ultimo posto quello di Roseto, è un calvario, mancano ancora 10 partite ma adesso risalire la china sarà davvero durissima, le possibilità di salvezza sono ridotte al lumicino. Uno sguardo alle testate nazionali prima di ritornare alle locali. Siamo sul Corriere dello Sport che apre così con tutti addosso. Da New York l'idea di una Serie A anti-Juve, il monopolio bianconero inquieta le 5 proprietà straniere, lo sfogo di Commisso ha lasciato il segno, l'ingresso di Friedkin può favorire una svolta sul modello Premier. Poi sotto la testata Fonseca accusa Roma-Bologna stasera all'Olimpico, il tecnico punta il dito contro i nostri arbitri, il loro metro di giudizio non è uguale per tutti. E poi la foto notizia, Giorgina Superstar, la Rodriguez incanta Sanremo, Ronaldo la applaude in platea. E poi ancora Jorginho da Sarri, non è più un sogno, il manager del centrocampista apre alla Juve. E poi Platini esclusivo, Tardelli valore aggiunto, Marco è perfetto per l'asso calciatori. Andiamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, questa l'apertura dedicata all'imminente derby di Milano, Conte Ibra, derby top, Pirlo gioca Inter Milan, un grande doppio ex, la super sfida di domenica, vale punti e autostima, Antonio e Zlatan faranno salire la tensione che non manca a Roma. Fonseca accusa l'allenatore giallorosso a muso duro l'attacco agli arbitri, il loro metro in Italia non è uguale per tutti. Sprofondo Barcellona fuori dalla Coppa del Re. E poi andiamo sotto la testata Ronaldo a Sanremo, Giorgina tango, gag e magliette, il festival di CR7. Poi per la MotoGP Rossi senza risultati è inutile continuare. La prima pagina di Tutto Sport, questa l'apertura, Juve Dybala 2025, la Juve e la Hoja al lavoro per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2022, l'argentino chiede 10 milioni a stagione. E poi ancora Giorgina incanta Sanremo, e sul fronte Torino i segreti di Longo, intervista a Vives, mi ha chiesto di raggiungerlo, ho dovuto dire no, con lui il Toro uscirà dal tunnel. E torniamo sui quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere le pagine di sport del centro con questa intervista esclusiva all'attaccante Miloš Bočić, guerra e pallone sognando il salto in A. Il serbo dice in Italia per fuggire dalla violenza, punto alla nazionale. Il primo gol, emozione stupenda, ora dovrò portare la squadra a cena. E poi ancora c'è quest'altra intervista, tanto tra campo e mercato, il club aspetta Matri nel mercato degli svincolati. E poi Clemenza, uno dei volti nuovi dell'ultima sessione di mercato, Pescara, finalmente sono qui, la dirigenza spera nell'ingaggio dell'attaccante ex Juve, il trequartista si presenta, arrivo in una squadra forte. Andiamo ad ascoltare nell'intervista realizzata dal TG6. Uno dei volti nuovi del mercato di gennaio del Pescara, Luca Clemenza, da qualche giorno in terra d'Abruzzo, le prime impressioni ovviamente. Ma le prime impressioni sono assolutamente positive perché c'è un gruppo fantastico, una città che me ne hanno parlato che è fantastica, e le prime non possono che essere positive. Ti attende una seconda parte di stagione che potrebbe essere importante anche per un eventuale ritorno alla Juventus, prossimamente giocherai e cercherai di far bene anche per questo.
Assolutamente sì, ma in primis sono arrivato qui per far bene per questa squadra, perché è una squadra fortissima che ha sempre puntato a livelli alti, a posizioni alte, quindi la prima cosa è fare bene per questa squadra. Si è ricreato grande entusiasmo con l'arrivo sulla panchina biancazzurra di Nicola Legrottaglie, 2 vittorie su 2, il detto dice non c'è 2 senza 3, si guarda a Chiavari con fiducia. Assolutamente sì, anche perché, come ho detto prima, ho avuto modo di conoscere la squadra questi primi giorni ed è una squadra veramente forte. Il mister è un grande mister, quindi noi puntiamo sempre a fare bene ogni partita che viene. 3-5-2, questo è il modulo scelto da Legrottaglie, almeno in queste prime partite. Luca Clemenza, dove potrebbe trovar posto in questo modulo? Questo modulo il mister mi sta impiegando come mezzala sinistra ed è un ruolo che mi piace molto, anche perché in mezzo al campo si possono ricevere tanti palloni ma si può determinare anche in zona gol. Parliamo allora di questa gara di domenica a Chiavari. Incontrerete una squadra che sulla carta ha giocatori grandi nomi, una Virtus Entella che punta ai playoff. Sì, assolutamente sì, ma come ho potuto conoscere la Serie B in generale, tutte le squadre da affrontare sono difficili e ogni partita a sé, quindi noi andiamo lì per fare il meglio possibile e portare a casa ovviamente i 3 punti. Ti conosci qualche giocatore in particolare nell'Entella? No, ho sentito che è arrivato ultimamente Dezzi ed è un giocatore che è abruzzese tra l'altro. Che conosco, ho avuto modo di conoscere al Parma in Serie B ed è un giocatore molto forte. Tornando alla tua avventura qui a Pescara, sei arrivato in una piazza calda, una piazza molto esigente, si è visto anche nel match con il Cosenza. Assolutamente sì, ma questo è il bello del calcio, perché se non ci fossero i tifosi non sarebbe la stessa cosa. So che è una piazza calda, ma appunto noi scendiamo in campo per far bene e porteremo anche i tifosi dalla nostra parte. Luca Clemenza, prenota una maglia per domenica in casa dell'Entella. Va benissimo, speriamo. Serie D, sempre sul centro, Pomante si racconta, io gli anni a Pineto e il sogno notaresco, il difensore rossoblu domenica torna da ex al Mariani Pavone, per andare in C servono 70 punti, Sansovini è un esempio. E poi per il basket di A2, Saporiveri, crisi profonda, ora c'è bisogno della svolta, Roseto per la prima volta in campionato è ultimo da solo dopo 7 KO consecutivi, squadra incerottata con 5 infortunati, ma domenica con Piacenza serve vincere. Rapidamente la 2 pagine di sport del Messaggero Abruzzo, sì a Pescara per esplodere, Clemenza, lo abbiamo appena ascoltato, si presenta, l'erede di Macini, il mister mi vede mezzala sinistra, mi piace, è arrivato dalla Juventus Under 23, domenica contro l'Entella, spero di giocare, le prime sensazioni sono state bellissime, c'è un clima di fiducia. E poi sul fronte mercato, il Messaggero rilancia un altro nome tra gli svincolati, quello del bulgaro Valeri Bojinov, ora è ok, attende la chiamata del Delfino. E poi questa storia che vediamo in taglio basso, Candeloro da Francavilla a CT delle Maldive, Andrea 33 anni, self-made man, è stato nominato responsabile tecnico unico nelle isole di calcio a 5. E poi Serie C, sempre sul Messaggero, Teramo cambia marcia lontano dal Bonolis, bisogna realizzare molti gol in più rispetto a quanto fatto finora, peraltro poco, il banco di prova a Viterbo sarà fondamentale per cercare di avere continuità. Soprano si allena regolarmente e ha smaltito i postumi dell'infortunio di domenica. E poi alcuni articoli che riguardano la Serie D, Pineto a Maolo contro la maledizione rossoblu, il tecnico mai vince. Giornata biancazzurra, gli abbonamenti non valgono, mai vincente contro il notaresco. E sul fronte notaresco le parole del DS Paolo D'Ercole, il notaresco teme soltanto se stesso, finora marcia incredibile, siamo primi con distacco ma dobbiamo crederci sempre. E poi per il basket di A2, Roseto ultimo, serve uno scatto d'orgoglio. Noi chiudiamo qui questa edizione odierna di Mattino 6 che tornerà chiaramente domani alle ore 8, vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra informazione, le 3 edizioni del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.